Caspita, era una vita che non vloggavo più. Quanto tempo sarà passato? Un mese? Due? Vabbè, cosa vi racconto? Vediamo. Di come ho trascorso il poco tempo lontano dai video? Lavorando e dormendo, sapete, per recuperare le ore di sonno vacanti causa Twilight. Poi chi mi segue sulla pagina Facebook sa anche che ho sfornato un video musicale per un gruppo industrial. Non fate troppo caso al risultato, sapete, in quel periodo stavo lavorando al mercato la mattina e su Twilight. Insomma, una media di un dritto ogni tre giorni. Più che il video, spero che sia di vostro gradimento la canzone, scritta e strimpellata da un gruppo di miei amici. Certo, non è il classico brano che mettereste al vostro matrimonio al posto della marcia nuziale, ma troverete la canzone e il video che ho rovinato qui sotto nella descrizione di questo vlog. Poi, vediamo, come annoiarvi? Ma sì, rispondiamo a qualche domanda, non lo fo da un po'. A Scream! Questa non mi mancava. Clipsu chiede, che ne pensi di Hobgoblins, la stirpe da estirpare? Beh, prima o poi ti fornirò una risposta approfondita, vedi, è una palesissima ciofeca, un clone mai riuscito di Gremlins. E la realizzazione, beh, hai presente quel film? Sì, proprio quello che stai pensando adesso? Bene, Hobgoblins è sicuramente più scarso. Shotgunner37 scrive, secondo te riuscirei a spararmi una mega maratona di tutti i film che hai recensito, restando due giorni dentro casa con i dovuti viveri, oppure andrai in overdose dopo il quarto o il quinto film? E con quale, sempre secondo te, sarebbe meglio iniziare? Due giorni ininterrotti credo che non ti basterebbero. Se consideriamo soltanto i film che ho bastonato via video, penso ti ci voglia almeno una settimana. Se consideriamo anche quelli che ho stroncato in forma scritta... Un consiglio spassionato, vivi, dedicati ad altro, esci con gli amici, fai un viaggio, drogati, tutto quello che vuoi, ma non rovinarti come ho fatto io. Con quale sarebbe meglio iniziare? Sarebbe meglio non iniziare. E a proposito di iniziare, Fabio B chiede, mi consiglieresti qualche horror decente senza troppi jumpscare? Non li sopporto proprio, ma vorrei avvicinarmi al genere. Ma certo, te ne consiglio uno, perfetto per l'occasione, un film anche molto bello. Incorpora freaks, omicidi, tensione, misoginia, magia nera, egoismo e anche una punta di necrofilia sul finale. Segnati il titolo. Biancaneve e i sette nani. Che c'è? La Disney è sempre stata il male. Benny interviene con un mi sorprendi, avevi l'opportunità di chiamarla Gattaclisma e non l'hai colta? Mi sorprendi Benny, sei tu che non hai colto il significato nascosto dietro al nome della mia gatta? Beh, speriamo in una qualche domanda più seriosa. Tenny Pientela, boh, spero si pronunci così, scrive, ma davvero ti chiami stroncando l'orrore? Sì, Tenny Pientela, perché ti chiami così, vero? O forse in pugliese, tipo Tenny Pientela, vabbè. Gianluca Pietricca domanda, secondo me tu sei un degno successore di Yotobi e secondo te diventerai famoso come Yotobi? Eh? No, aspetta, è una domanda o... No, è il punto di domanda alla fine, un attimo che la rileggo. Secondo me tu sei un degno successore di Yotobi e secondo te diventerai famoso come Yotobi? No, la prima parte è bellissima. Cioè Gianluca, mi stai chiedendo se secondo te io sono un degno successore di Yotobi? Stai chiedendo a me la tua opinione? Sì Gianji, per te sono un degno successore di Yotobi. Poi, diventerò mai famoso come Yotobi? Beh, forse il giorno in cui lui mi menzionerà in un suo video. Oppure quando ammattirò completamente a forza di buttar giù ciofeche. Chissà, magari un giorno mi vedrete al telegiornale, alla sezione Cronaca Nera. Orbene può far baffo, penso sia giunta l'ora di lasciarvi. Sapete, ho uno speciale Halloween da finire di preparare e il tempo è quello che è. Non per niente Paul e Scraus non sono apparsi in questo. Che? È che non avevo nulla da aggiungere. Ah, fantastico, sgobbo in più nel montaggio. Curiosamente, questo 2015 è pieno di speciali. Cioè, c'è stato lo speciale ciuffe che cineludiche, speciale Twilight, speciale Halloween. E Natale deve ancora arrivare. Vabbè, ho comunque da fare. E se volete pormi qualsiasi domanda vi passi per la testa, potete scriverla qui sotto tramite commento o sulla pagina Facebook di Stroncando l'Orrore. Ricordate soltanto di precedere l'intervento con l'hashtag #Ascream. Quindi, alla prossima, stroncomaniaci!